Siamo sempre fuori dai supermercati, signor Daniele. Piano. Verrà il braccio più tamarro di tutti i supermercati della Lombardia. Idea tua questa di oggi, sì. Specifichiamolo, quindi se non vi piace prendetela con lui. Oggi andremo al supermercato e poi ci recheremo nel tuo attico per provare tutti, o quelli che troviamo, i sughi pronti del supermercato, giusto? Sì, ma io volevo fare anche un confronto, quello meno costoso, quello più costoso. Ah, anche il confronto? Eh sì. E che tipologie vuoi prendere? Non so, vuoi assaggiare tutti i gusti tu. Io tutti io i gusti. Dicevo, che ne so, quello da 1 euro contro quello da 8 euro. Ma solo due sono? No, tutti. Ah, tipo pesto 1,8, ragù 2. Vediamo, mixiamo, vediamo. Mixiamo un po' tutte e due le idee, dai. Vediamo cosa troviamo dentro e in base a quello poi decideremo e basta. Quindi entriamo al supermercato, da. Buon assaggino. Buon assaggino, buona. Non so come chiamarlo, ci vediamo tra poco. Come una vera famiglia, ragazzi, siamo dentro l'Esselunga. Qui abbiamo una vastissima scelta. Adesso vediamo che cosa prendere. Alla fine, ragazzi, abbiamo optato non per il più economico, il più costoso, perché non c'era troppa scelta a livello di prezzi, ma per quelli più strani. Cioè, guardate che cazzo ho trovato. Pesto al tonno con mandorle e pecorino. Alla fine abbiamo preso 8 sughi diversi, mai provati prima. Uno di questi tu non l'hai neanche visto, pesto al tonno, mandorle e pecorino. Sapevo manco esistesse. Abbiamo speso 27 euro in totale per 8 sughi buono, contando che solo uno di questi veniva 5,29 euro. Ed è un pesto al pistacchio pregiato, che se non è il più buono in assoluto, ritorniamo qui e ci lamentiamo. Gli altri non vi li svegliamo, lo scoprirete solo quando arriveremo a casa. Sì, bravo. Amici, siamo arrivati a casa, rido, non dico neanche quello che stavi dicendo poco fa. Meglio che non sentiate, perché potreste cambiare idea su Dante. Allora, ragazzi, io e Riccardo. Cosa? Con vari amici. Sì. Gli ultimi 3 giorni di settembre andremo a Ibiza e vi faremo vedere ciò che succede a Ibiza. No, invece là non usciranno video, penso. In un video che si intitolerà Le chiusure di Ibiza. Sì, le chiusure. Le chiusure. Oh, non ricominciare, ferma, qua dobbiamo lavorare. Allora, i sughi che ho preso, e che svelo a loro ma anche a te, perché alla fine non hai visto, sono pomodori secchi e pistacchi. Pomodori secchi, mi ricordo mia nonna. Sì? Era un pomodoro secco tua nonna? No. Però li faceva. Ah, li faceva, quindi sempre sotto quelle robe lì. Sì, e poi lei diceva che le sue tette, le sue tettine erano diventate dei pomodori secchi perché aveva, sai, 80 anni, che sembrava cloche, no? Ma l'hai mai provato? Questo no. Pomodori secchi e pistacchi. Ah, ragazzi, mi raccomando, scrivete qui sotto nei commenti il vostro sugo pronto preferito. Non fate i fighetti, perché si sa benissimo che almeno una volta nella vita sicuramente qualcuno si è mangiato un sugo pronto. Le circostanze ci sono sicuramente state. Cacio e pepe, tanta roba, 3,50 euro di sugo, quindi buono. Poi, questo è quello da 5,30 euro. Quello è pistacchio a... Pesto pistacchio con pistacchio di Sicilia. Se non è buono questo, che tra l'altro il pesto, posso dirlo, Daniele, forse... È il tuo preferito. Insieme al tipo sugo all'arrabbiata, ma anche il pesto. Poi, qua, caghiamo un po' fuori dal vaso, porcini e tartufo. Che sarà incredibile. Questo qua anche costava abbastanza, quasi 4 euro. Carciofi e noci. Non ho mai... mai provato nulla. Manco di tutto mai ciò. Visto gusti qua. Ma attenzione, pesto al tonno con mandorle e pecorino. C'è un po' di Sardegna qua. Sì. Pecorino non è sardo? No, sì, dipende, dipende dove lo fai. Oggi abbiamo mangiato quello toscano. Anche romano è pecorino, ce n'è la carbonara. Eh sì, e radicchio. E speck. 1, 4, 6. Manca uno. Manca uno? Ah sì. Carbonara. Carbonara, ragazzi. Stessa marca di questo, quindi anche questo 3,50 euro. I romani, quando assaggeremo questi due, ci ammazzeranno. Ah, perché non è quello autentico questo? No, non esiste il sugo, penso. No, ma va, figurati. No, devi farlo. Devi farlo al momento. Adesso che cosa faremo, ragazzi? Semplicemente li andremo ad aprire uno alla volta. Abbiamo preparato 7 kg di pasta, il nostro chef l'ha preparato, quindi la pasta è già pronta. E li proviamo. Andiamo. Li sentiamo in padella col sugo. Esatto. Prescelto. Esatto. Li sentiamo, li giudichiamo e li classifichiamo. Vediamo qual è il peggiore e qual è il migliore. Forza! Iniziamo con pomodori secchi e pistacchi. Botta. Madonna santa! Comunque, giusto per avere la prova, ragazzi, il nostro chef Danielson sta facendo le cose come si deve, eh. Cioè, li stiamo proprio scaldando uno ad uno.
in pentola. Non vi faremo vedere queste cose ad ogni pozione. È arrivato. Cannavacciuolo è arrivato. Ok, questo è pomodoro secchi e pistacchi. Andiamo all'assaggio. Comunque è pieno di olio, eh. È veramente pieno di olio. È buono. È veramente buono. Ma non sento il pistacchio. No, il pistacchio non si sente. Provo a prendere un altro po' di che c'è il sugo, magari. Oh, i pomodori secchi sono squisiti. Cioè, veramente è buono sto sugo. Però è inutile chiamarlo e pistacchi. Perché i pistacchi non si sentono minimamente. Forse si sono dimenticati di metterli. Sto giro. Però è buono, per essere un sugo pronto. Pomodori secchi dalla nonna. Adesso penso solo alle tette di tua nonna, sto pensando. No, sì. Pomodori, lei mi faceva la battuta poi. Buono, ma non diamo il voto ancora, aspettiamo di vedere gli altri per capire su che gradi siamo. Quindi proseguiamo. Secondo che andremo a provare quest'oggi, carbonara. Sono curiosissimo, mai visto e mai provato. Era già aperto, abbiamo fatto finta di niente perché ci siamo dimenticati di fare questa clip. Guardate dentro com'è, che consistenza. Ci siamo, amici. Secondo piatto. Guarda qua che bellezza. Carbonara. Ma scusa, ma ci sono proprio i pezzi di... Neanche il Ciran. C'è così tante chitarre a casa. Ci sono proprio i pezzi di... Pancetta. Di pancetta. Oh, l'odore... No, pancetta, scusami. Cos'è? Come carattere? Guanciale? Guanciale, che sennò... Non rompete i coglioni nei commenti, pancetta o guanciale. Non lo sappiamo cos'è. Non l'abbiamo fatto noi. Però l'odore sa proprio di carbonara, sì. Quindi fa sperare bene. Viva! Peggiora poi, vero? All'inizio ancora. Sai che non è proprio buono? Non è proprio carbonara. Cioè io mi sto immaginando di finire un piatto intero. Così? No, non sa di carbonara. Posso dare un 8 a quello di prima, a sto punto? Sì. Questo gli do 5,5. 5 anche. Vero? Tu sempre un po' più basso. Mi dispiace ragazzi, ma l'odore prometteva bene, il sapore invece non ci siamo proprio. Ma chi se ne frega, andiamo avanti. Proseguiamo con radicchio e speck. Voglio sapere nei commenti se voi siete dei bastardi, nel senso che mettete direttamente il sugo sulla pasta senza nemmeno cuocerla un pochettino, cioè senza nemmeno scaldarlo, o come Dadda, che è veramente uno chef, si mette proprio in pentola a scaldarlo. Ma ascolta, io facevo così. Sì, ma sei un assassino. Sono un assassino e facevo così. Andiamo avanti, va? Questo è proprio viola, guardate com'è, ma è densissimo, non cade nemmeno. Eccoci qui con il terzo round. Qui siamo un po' su una cucina gourmet. È proprio viola, dato da, ovviamente dal colore del radicchio di Treviso. Oh, cioè l'odore non è male, eh? Vai. Radicchio ti piace a te abbastanza? Sì, io mangio tutte le verdure. Vai. Questa è buona, eh? Attenzione! È pastosa come non so cosa. È veramente pastosa la consistenza. Però è proprio... Infatti avevamo visto che era densissimo il sugo. Però ragazzi, qua a livello di sapore... Questo è buono. Forse supera anche le tette di tua nonna. Basta parlare delle tette di mia nonna. 8,5, Dadda. Mi dispiace, radicchio e speck, 8,5. Addirittura. Questo per me, personalmente, è primo adesso. 8,5 è tanto. Ma avevo detto pomodori secchi, 8. Infatti io per questo ti starei dicendo di cambiare. Vabbè, pomodori secchi, 7,5 e questo, 8. Tu? Sì. Uguale? No, pomodori secchi... Ti piace di più questo o no? Sì. Ah, di più anche a te? Sì. Quindi? 8 più e pomodori secchi 8 meno. Ah, ok, va bene. Perché 7,5 è troppo poco perché mi ricordo la nonna. Ah, ok, va bene. Però veramente buono, una bella sorpresa questa. Questo sì, questo potremmo comprarlo proprio a casa. Io lo comprerei questo sugo. Cioè? Me lo mangerei. Ah, sì. A casa. Sì, è vero. Tanta roba. Andiamo avanti. Amici, è arrivato il momento del lusso. Attenzione. Pesto pistacchio con pistacchi di Sicilia, 5,30 euro di sugo. Non si apre nemmeno. Oh! Quello che costa è anti... Madonna, è veramente... Anti-scippo. Ok, ci siamo. Merda. Maniere... Cos'è sto liquido? Il pesto è così, pieno di olio. Madonna, pieno di olio. Guarda quanto ce n'è. Amici, eccoci qui. Allora, dobbiamo essere sinceri, dall'aspetto e anche in padella sembra qualcosa di un po' più di qualità qua, eh? Sì. Senti? Sì, io il pistacchio lo sento un sacco. Il pistacchio si sente tantissimo. Andiamo a provarlo, sono curioso, perché io il pesto mi piace un sacco, ma ho sempre preso quelli basic. Magari il pesto e il pistacchio non ti piace. Vediamo.
non è pesto. Pasta al pistacchio. Madonna! Ma cos'è sta roba? Pasta al pistacchio. Ma neanche pistacchio, proprio quelli pistacchi, che sai che sì, te li mangi così. Proprio quel sapore lì, oltre a esserci tutto pezzettini. Sono stranito da sta cosa. Mangerei mai. Ma scusa, ma pasta così. Come fai a finire un piatto? Ti dà una nausea incredibile sta roba. Troppo nauseante, o forse c'è troppo olio, non lo so. È veramente una roba pesantissima, eh. Sa solo di pistacchio, so. Sono rimasto deluso, cazzo. Ridateci i nostri cibi. Adesso andiamo, ritorniamo lì, ci filmiamo e andiamo a pistacchio. Questo ancora meno del della carbonara? Sì. Cioè, è più buono la carbonara, eh. Sai che a me non piace più della carbonara, ah, questo? Sì? Io di meno. No, io un po' di più. Io gli do 5 a questo. E la carbonara? 5 e mezzo gli avevo dato la carbonara. Io do... È troppo strano, cioè mi sembra anche quasi dolce, non lo so, non mi piace, non mi piace sinceramente, magari sono io il problema. No, io anche. Magari siamo noi i problemi. Andiamo avanti ragazzi, non buttiamoci giù, No, ne mancano altre 4. Altre 4, giro di boa. Eccoci qui con l'altra parte di Roma, ovvero la cacio e pepe con pecorino romano DOP. Senti l'odore? Questa non posso averla accettata, eh. Ah, dici che sia buono questo? Dai, non è difficile. Da fare. Rispetto a una carbonara che devi... Sì. Cioè, conservare l'uovo, la pancetta, difficile. Vediamo. Amici, siamo tristi, come questo piatto. Siamo col piatto più triste della giornata. Sembra una pasta in bianco, ma non lo è. Vabbè, il sugo è bianco, quindi si è un po' asciugato. Amalgamato. Amalgamato con la pasta, vediamo. Vediamo il sapore. Odore c'è? Odore c'è? Formaggio. Sì, sa da formaggio. Allora, si sente un sacco il calcio. Il calcio. Sì, sa solo di formaggio, però. Esatto. Se mi permetti. Stavo dicendo, sento un sacco il cacio. Il pepe bisognerebbe metterlo sopra così. Il pepe zero. Il pepe non si sente minimamente. Però dai, non è... Io un 6 glielo do. Meglio della carbonara. Sì. Sì, anch'io 6 e mezzo, questo glielo do. Almeno la sufficienza c'è. Siamo nauseati, ma non importa, non molliamo. Siamo al sesto, dai, che ne mancano poi 2. Il problema è che abbiamo mangiato un panino così con il maiale prima, quindi... Il nostro problema è che... Un giorno alla settimana racchiudiamo tutti i video sul cibo. Quindi... Giusto per sgarrare solo una volta. Andiamo avanti all'infinito. Però vabbè, ne mancano 3, Dada, non ne mancano tanti. Andiamo. Quindi ancora in prima posizione radicchio e speck. Radicchio e speck, non si batte. Non si batte quello. È arrivato il momento di aprire questa pozione magica. Pesto al tonno con mandorle e pecorino. Guarda, se non è buono questo. Sai che... Fa cagare l'odore. Beh. Cioè sembra proprio pesto mischiato col tonno a caso. Fai sentire? Che schifo. Vediamo, non giudichiamo un pesto dalla copertina. Attenzione, eccoci qua. Sembra una pasta rossa col tonno. È meglio adesso l'odore, di prima, senti. Però sembra sempre pesto mischiato a tonno, non mi ispira sta roba. Viva! Sapevo che sapeva di sta roba. La pasta al pistacchio abbiamo constatato che non si può mangiare. Non c'è pistacchio qua. Come no? Mandorle e pistacchi ci sono. Pistacchio, mandorle, pecorino era. No. Pesto? Pistacchio non c'è. Pesto al tonno con mandorle e pecorino. Allora solo è il pesto che con le mandorle sembra pistacchio. Sì, ma secondo me posso dire che non è... Non sono nessuno per dirlo, ma lo dico lo stesso. Il pesto col tonno non sta bene, secondo me. Perché le mandorle? Le mandorle, secondo me, ricordano un po' i pinoli del pesto, come tipologia di roba. Ma col tonno no, secondo me. Sono... No, fa schifo. Scusate ragazzi, ma se siamo sinceri, ma ci perdiamo qualsiasi tipologia di collaborazione con questi brand, ma... No, Rio Mare, se ci manda 3 bancali di tonno, stai pure tranquillo che io l'appoggio. Vabbè, il tonno è buono della Rio Mare, ma sì. Questo qui non mi piace, non è inutile mentire. A te? No. Forse è il peggiore, sai? No, è uguale a... A quello del... Sì, lo metto sullo stesso piano. Quindi 5 ti avevo dato io. Che siamo anche buoni. Siamo anche buoni, pensa. E qui è saltata definitivamente la collaborazione. Giusto perché magari ci mandano il tonno, gli mettiamo 5. Ragazzi, ultimi 2, forza. Come penultimo sugo apriremo questo, carciofi e noci. Secondo me questa è una bella mappazzata di quelle.
infatti, guardate la densità, è superiore a quello dell'uranio, ma non importa. Ci siamo, amici! Esteticamente nulla di che, ma a noi non ci interessa l'estetica. Carciofi e noci. No. Sento i carciofi. Sì. Vero? Non è un gusto che mi farà impazzire, perché carciofi no, però secondo me sarà buono. È buono. Allora, qui vogliamo far nascere una collaborazione con Tiguglio. Il signor Tiguglio, l'azienda Tiguglio, perché è buono anche questo, erano buoni i pomodorini, era buono il radico, sono i primi tre, esatto. Quindi, quanti gusti c'erano poi che abbiamo tolto? Tantissimi. Vero? Signor Tiguglio, siamo qui a disposizione, non stiamo mentendo, siamo anche disposti a mentire per soldi, quindi esatto. Ben venga. Veramente buono, non più buono degli altri. Però a chi piace i carciofi, sì. Cioè, è proprio buono, sì. Delicato. Sì, 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 buono, ci sta, cioè per dirti che a me non piacciono verdure, a me piace questo. Quindi io non gli do 8 come negli altri, però un 7 e mezzo buono glielo do. Sì, eh. Sì, sì, anch'io. Buono, complimenti. Oh, ci manca l'ultimo, che è quello porcini e tartufo. Questo ci deve svoltare la vita, questo. Guardate com'è fatto questo, ragazzi. Sembra veramente qualcosa di eccelso. Quasi 4 euro di sugo, poi non ce n'è tantissimo. Vediamo. Minchia! Cosa? Daniele! Vabbè, ma i funghi no, zio. Lontano. Madonna. Porcini, qua ci siamo, Qua? Qua ci siamo. Ultima portata del nostro menù degustazione. Ultima portata questa di oggi. Qua, secondo me, c'è la svolta vera e propria. Senti l'odore, si sentono sia funghi sia tartufo. Sì, l'ho cucinato. Nel ricci. Veramente buono l'odore. Viva! E tu? Troppo. Pensavo meglio. C'è qualcosa di chimico. Sì, si sente che non è un prodotto naturale della terra. Vero? Cioè, ricorda il porcino, ricorda il tartufo. Sì, tanto. Però si perde anche un po' il tartufo. Si sente molto di più da crudo, sì. Non da scaldato. Si sente più il fungo adesso. Però in bocca c'è anche il tartufo. Quindi confermiamo la collaborazione con Tiguglio. Perché qua gli do un 6 e mezzo. Sì. No? Sì. 7 meno, dai. Sì. Pensavo meglio, sinceramente. Poi il tartufo come odore, come sapore, è una delle cose penso che mi piaccia di più in assoluto. Qua si va un po' a perdere, sinceramente. Peccato, poteva andare meglio. Allora, amici, traendo le somme, si posiziona in prima posizione. Cosa, Daniele? Radicchio e speck. Radicchio e speck, sì. Radicchio e speck, primo. Prendi i tre. I tre vincitori. Radicchio e speck. Secondo abbiamo pomodori secchi e pistacchi. E terzo, carciofi e noci. È una casualità, erano gli unici sughi Tiguglio e hanno vinto loro. Come gli unici? Tra quelli che abbiamo preso noi. Sì. Ce n'erano tanti altri al supermercato, ma saranno incredibili anche quelli a sto punto. Anche perché poi erano tutti gusti particolari. Sì, è vero. Quindi figurati il basilico. C'era anche il tartufo di Tiguglio, però ho detto vabbè, proviamo l'altro. Oh, un applauso a loro! Complimenti, ricordatevi di scrivere qui sotto nei commenti qual è il vostro sugo pronto preferito. Daniele, grazie di cuore. Grazie a te. Per questa degustazione di sughi pronti del supermercato. Ragazzi, grazie a voi per aver visto il video fino a qui e noi come sempre ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.